Buongiorno mondo e bentornati a 15 with Fosca. Oggi vi porto di nuovo con me nella bottega dell'artista fiorentino Tommaso Brugini per la seconda parte della nostra conversazione. State con noi per sentire di più su Michelangelo e del rapporto storico che ha avuto Tommaso e quello che ha tuttora con il grande genio. Parliamo anche di dove trova l'ispirazione per il suo lavoro, il concetto del non finito e come visitare e vivere Firenze in modo contemplato e meditato. Ricordatevi di iscrivervi per non perdere mai un episodio. Grazie mille e buon ascolto. Michelangelo, parliamone. La prima volta che ci siamo incontrati qui, basta guardare intorno e lui è ovunque. Hai parlato all'inizio di questo rapporto molto intimo con l'artista, ma anche come architetto. Quindi se ti va... Ho fatto una tesi in architettura studiando Michelangelo, ma la passione per lui iniziò prima con il disegno, perché il David l'ho sempre disegnato, i primi disegni risalgono al 94-95, e poi dopo lo disegno sempre ancora, perché per me... Non è senso, a parte la possibilità di girarci intorno, ti dà visioni sempre diverse, sempre nuove, ti fa scoprire cose di lui e di quello che Michelangelo ha trasporto in lui. Insomma, è tutta una serie di connessioni bellissime che Michelangelo, insomma, mi ha passato. Io fortunatamente, o non so per che cosa, ma che lui mi insegue, io inseguo lui piuttosto, che lui insegue me. Ma insomma, siamo sempre in connessione, chissà con quanti altri sarà in connessione, ma sicuramente con me lo è, perché ho fatto tante cose su di lui e vi racconto un episodio particolarissimo. Il 1504 Michelangelo finisce il David. E la sua prima comparsa, diciamo, nel popolo fiorentino in Piazza Signoria fu il giorno 8 di settembre, la festa della Madonna, e fu inaugurato quel giorno. Quindi nel 2004 cadeva il cinquecentenario della sua fine. L'8 di settembre, quel giorno, fecero una festa in Palazzo Vecchio. E io andai per tutta Firenze, tutto il giorno, a giro, con un quadro a spalla di 1 metro per 1,20 m, di lui, dove avevo rappresentato lui, e girai per tutta Firenze, entrai anche in Palazzo Vecchio, perché all'epoca dovevo regalare questo quadro a Kofi Annan, che veniva a prendere una laurea honoris causa, quindi andai in regione, perché c'era il presidente della regione all'epoca, Martini, per farglielo vedere e per iniziare questa burocrazia, sì, burocrazia per poter dare il quadro. Poi si fermò la cosa, però insomma intanto quel giorno fu benedetto, perché io con quel quadro, oltre ad andare in Palazzo Vecchio, andai sempre a giro per Firenze per rendergli omaggio e entrai anche dentro la galleria dell'Accademia, e in Accademia da lì, ora non vi sto a dire tutta la vicenda, ma un ragazzo che all'epoca era già un uomo, ma insomma che si chiama David, tra l'altro, che lavorava al bookshop, mi disse: lasciamolo a me questo quadro, te lo vendo io. Per andare a salutare David non puoi andare con il quadro, vai, lasciamelo a me, lo riprendi dopo. E poi mi disse: ti do il numero del referente della Firenze Musei. E da lì cominciò questa collaborazione con l'Accademia, con gli Uffizi, adesso sono anche le Cappelle Medicee, dove io vendo i miei lavori all'interno del bookshop di questi musei statali fiorentini. E anche questo è stato un incontro con Michelangelo. Poi sempre con lui sono riuscita a fare il quadro che rappresenta la facciata di San Lorenzo, che lui pensò come opera omnia da fare, completa di scultura, architettura, disegno, quindi tutta un'opera grandissima. E questo quadro fu messo in Cappelle Medicee durante la mostra sul Papa che commissionò Michelangelo, e poi adesso me la comprò la Curia qualche anno fa ed è in chiesa, dentro la chiesa di San Lorenzo, che è la chiesa più vecchia di Firenze. E quindi è tutto sempre un giro su di lui, e poi rendergli omaggio sempre, spesso nel centro di Firenze, comunque per me è sempre un onore, è sempre un privilegio, insomma. Esatto, e lo fai bene.
E oltre a Michelangelo e magari anche altri maestri del Rinascimento, dove trovi l'ispirazione per il tuo lavoro? Beh, la trovo in me stesso in qualche maniera. Negli artisti contemporanei, nel contemporaneo vivo, non mi ispiro tanto a loro. Poi ogni cosa che mi suscita emozione nell'arte, anche quando vedo delle cose dell'arte contemporanea che mi affascinano, è ovvio che ne traggo l'ispirazione. Però, insomma, cerco sempre una mia grande passione è M.C. Escher, al quale io mi ispiro, insomma, con tante cose, con tanti riferimenti. Le scale che metto nei miei dipinti insieme alle mie figure, che sono insomma, le mie sculture, ci metto sempre una fusione tra scultura e scale. Per me la scala rappresenta l'opposto. Io ho trovato in un quadro che poi vi racconterò la firma, per me l'idea, insomma, la firma come non firma in fondo al quadro, la firma come idea, come sigla di Michelangelo in una serpentina, però ve lo racconto dopo. Okay. E però insomma, ecco, Escher è un'altra mia grande, M.C. Escher è un'altra grande mia ispirazione. Trovo in lui tutto il disegno, tutta la perfezione nel disegno, è tutta una ricerca di opposti, di sali e discendi, di geometria, che a me ha sempre affascinato e mi ha sempre dato tanto. E si vede nei quadri, insomma, sto guardando qui, dietro alle mie spalle, e si vede benissimo esattamente quello che dici. Io vorrei tornare un attimo a San Lorenzo, però vorrei anche chiederti sul nome della galleria, che si chiama Non Finito. Beh, quando cercai il dominio per creare il mio sito internet, la domanda quale nome scelgo era abbastanza immediata, perché la mia tesi in architettura si è basata un po' sul non finito michelangelesco, che non è solo quello esplicito dei prigioni, dove le statue non sono del tutto terminate, finite, anche lì ci sarebbe da parlare tantissimo, però Michelangelo e il non finito vogliono dire tutto, nel senso che lui anche nell'architettura non finiva, ma non perché non finiva di costruire la cosa, che se ne andava, lasciava il progetto nelle mani di altri, lasciava che la cosa fosse terminata solo tramite i suoi dettami. È come se avesse una bramosia di correre, andare, cercare ancora di lucubrare con la propria grandezza, la propria genialità in altre opere, in altre cose. E quindi la Laurenziana, che è la biblioteca qui di Firenze Laica, dove veramente c'è un complesso di sensazioni e di suggestioni, che io la consiglio vivamente, cioè lì lui va a Roma, e quindi lascia i dettami perché venga finita senza di lui, ma non solo quella, ma tante altre cose. In pittura, tutto quello che riguardava il non finito. Quindi, ripeto, la tesi si è basata su questo, e quindi poi quando cerca il dominio, all'epoca si parla del 2004, il nome venne ovviamente abbastanza immediato, sì. E fu appunto Non Finito. Tra l'altro tutti mi consigliavano di chiedere il dominio ovunque, net.net.com. Io presi il .it e me ne fregai se altri poi mi hanno copiato, hanno preso il nome, non me, ma perché poi Non Finito esiste, certo, da una vita, no? Esatto. Però insomma, pensare di creare qualcosa sul Non Finito è sempre una bella, a me bella piace, sfida. A me piace tanto, perché ovviamente uno guarda intorno, cioè, vedo tutti i quadri finiti per la maggior parte, però l'idea della cosa che è sempre in evoluzione, sì. Mi piace tanto, no? Che comunque c'è sempre questa idea di anche di tornare, no? Come faceva Michelangelo, però lo fai anche tu sicuramente. Beh, mentre sto parlando, io sto guardando questo quadro e vedo tante cose, mi verrebbe voglia di prendere il pennello, esatto. E di ritoccare dei punti che, sì. Vedo che sono
da poter potenziare, da poter qualificare, però è chiaro che poi rimangano, a un certo punto rimane quello che è, perché quello sprigiona l'energia di quel momento, insomma. E quindi è giusto che ogni momento abbia la sua idea, la sua, il primo quadro ce l'hai dietro le tue spalle, quello laggiù. È chiaro che ha delle lacune, ha delle, è la ragazza lì, quella sulle scale. Sì, è il mio primo quadro, fatto nel 2000, la settimana dopo la tesi, quindi sarà stato circa il 18 luglio del 2002. Wow. E poi dopo da lì sono partito, ho fatto quella a fianco e quella laggiù, l'altra afghana. Vedo che fai anche molti ritratti, vuoi parlare un po'? Sono partito da lì, sono partito da lì perché non vi sto a raccontare la vicenda dell'incidente, ma il ritratto era una mia sfida, il voler provare a fare cose reali, e quindi insomma il ritratto era la prima cosa. E poi sono partito lavorando, facendo molti ritratti all'inizio della carriera, perché era la cosa che le persone chiedevano di più, e quindi chiaro, era possibile lavorare, insomma. Poi dopo ho trovato la mia strada. Ora non è che non faccio ancora ritratti, li faccio, però insomma sono una cosa che ormai non ha della creatività proprio troppo, cioè riproduco l'immagine della persona, è bello, è perché tanto mi dà sempre l'energia della persona, mi dà sempre la ricerca nella sua... qui accanto c'è la mia collega lituana, lei ho fatto un ritratto con suo marito, ed è sempre bello perché quando fai qualcosa in più, che ci metti oltre a quello che sono loro, insomma, ci metti anche il tuo amore nel volergli far vedere che sono importanti per te, insomma, quindi gli metti sempre una dose di energia in più e di carica. Sì, anche il rapporto, no? Cioè, quello si vede, viene trasmesso. Lì ci sono i miei figli, sì. E quindi lì c'è tutto quello che sono io, insomma. Perché... c'è amore puro, certo. E si vede, è quasi, c'è una luce che viene da non si capisce dove, no? E io ti ho definito, e sicuramente non sono l'unica, sei veramente un uomo rinascimentale, moderno, ma c'è un talento che vorresti avere che non hai? La velocità. Beh, un talento che vorrei avere è quello fisico, vorrei essere più atletico, più... Mamma, va bene, ognuno ha i suoi limiti. Se penso il perché sono così, che è dato dall'incidente, insomma, devo ringraziare tutto quella cosa lì, perché sono qua e perché sono a fare questo mestiere, insomma, quindi... i suoi limiti ce l'ha, e la mia vita, come tutti abbiamo dei limiti, siamo certo. Tutti non finiti. Ecco, quindi. Esatto, siamo tutti sempre forse un po' in evoluzione. Sì. Io ho letto una cosa stamani, non so neanche dove, però una persona, una turista, una persona che viene a Firenze, e faceva la domanda... allora, cosa devo vedere? Cosa sono le cose più importanti da vedere? Questa la trovo una domanda molto difficile quando le persone me la fanno, no? Perché già questa idea di visitare un posto come Firenze in modo frettoloso e di chiedermi il best of, no? È una domanda alla quale io non riesco mai a rispondere bene, no? Invece, se una persona ti dice ho solo poche ore a Firenze, dove la manderesti? Tutto dipende dalla persona, perché io per gioco, quando passano di qua e mi dicono per andare al Piazza di Michelangelo, io dico non l'hanno chiuso, Piazza di Michelangelo l'hanno chiuso, perché era troppo affollato, l'hanno chiuso. Perché il discorso è, non bisogna vedere tutto, bisognerebbe venire mirati. La cosa che... io ho provato tante emozioni qui a Firenze, malgrado sia la mia città, sono nato qua. Però una cosa che a me ha emozionato tantissimo, ad esempio, che esce un po' e non è sempre aperto, perché adesso tra l'altro credo lo stiano restaurando o è chiuso proprio, è il Chiostro dello Scalzo. Il Chiostro dello Scalzo, ma anche Santa Apollonia, dove c'è l'ultima scena di Andrea del Sarto, sempre, che è bellissima. Che è sempre... il Chiostro dello Scalzo, ci sono gli affreschi a monocromo di Andrea del Sarto,
che Basardi finì disegnatore senza errori, perché aveva una pulizia nel disegno, non per nulla l'affresco per farlo occorre saper disegnare, perché non puoi sbagliare. E Andrea del Sarto fa un'ultima scena che secondo me, se paragonata a quella di Leonardo, insomma, fanno una bella gara a livello di bellezza. Poi Leonardo c'era, dietro Leonardo c'è tutto un altro mondo ancora più da scoprire e da indagare, perché Leonardo, oltre a essere un grandissimo pittore, scultore, architetto, aveva con sé tanta cosa in più, insomma, e quindi c'è da scoprire tante cose dietro Leonardo. Però Andrea del Sarto aveva una tecnica e anche un'energia particolare. Io, quando parlo dell'opera, per me una delle opere che mi ha dato più emozione, non a Firenze ma a Roma, è la Sono Apollo e Daphne di Bernini. E io, quando racconto quella scultura, dico: Bernini non era da solo, come tutti questi grandi che hanno fatto qualcosa di grande, non erano da soli, perché non è possibile che un uomo da solo riesca a fare questa grandezza, no? questa bellezza. E così, quando si va a vedere appunto il chiostro dello scalzo, o si va a vedere l'ultima scena di Santa Apollonia, sono cose da vedere. Però Firenze, poi se andate a vedere la Cappella Palatina, trovate dei dipinti bellissimi anche dell'Ottocento, insomma, Firenze è da vedere. Esatto, Firenze è da vedere in più tappe. Poi, che c'entra? Gli Uffizi sono il museo più visitato, più bello del mondo, dicono più visitato del mondo, non lo so, non mi interessa chi ha il primato, ma so che lì ci sono cose da vedere. E ci sarebbe la necessità di avere, cioè mi piace che parli anche di vivere Firenze in più momenti, ecco, si torna sempre un po' al concetto del non finito, però non è una città che può essere visitata in modo non contemplata, secondo me, perché anche se vai negli Uffizi e non hai comunque un'idea, ti perdi, e quindi mi piace molto la tua idea di innanzitutto che hai suggerito posti molto meno noti a chi non conosce bene la città, però mi è piaciuto molto anche questa nozione di un approccio più più pensato, più meditato, più studiato, esatto, meno studiato, esatto. Dire che sono stato a Firenze, ho visto tutto in un attimo, in un baleno, ho visto Uffizi, Accademia e Cappelle Medicee. No, bisogna andare a vedere una cosa sola, tornare chiaramente con il tempo e con la voglia. Esatto. E magari venire a febbraio. Ecco, quando, no, dicevo ieri in un'altra registrazione che non c'è più una stagione bassa. Beh, insomma, no. Un pochino, febbraio non è male, dai, febbraio forse non è male. Stagione un pochino meno trafficata. Sì, sì, e il tempo è anche un pochino più manageable, come si direbbe in inglese. Io direi che, visto che io sono Ask Fosca, e io do sempre ai miei ospiti la possibilità di fare una domanda anche a me per chiudere la nostra conversazione. Quindi c'è qualcosa che vorresti chiedermi? Beh, da artista ti chiedo perché ti è venuta la voglia di indagare gli artisti? Perché la cosa che chiaramente, quando ti parlavo prima di Lorenzo che chiede, che va a riappacificarsi con la cultura, tu cerchi tramite l'arte, la bellezza, di trovare una tua dimensione. E allora, perché hai avuto questa idea? Da che cosa ti è venuta questa idea? Ok, questa non è una domanda semplice, ma cercherò di essere sintetica. Allora, stando in una città come Firenze, secondo me devi essere, cioè, sei circondata, io sono circondata sempre dalla bellezza, quindi fa parte di me. E io, a differenza di te, mentre mi ritengo una creativa, non ho minimamente il talento di dipingere, disegnare, non fa parte di me, faccio altre cose. E io ho una missione, lo dico a tutti, una missione a portare più persone possibili
In Italia, a Firenze ovviamente perché è la città che conosco meglio, però in modo culturalmente preparato, con un'apertura e anche un'umiltà culturale. E secondo me l'artista rappresenta, l'artista ma anche di oggi, che opera oggi, ma l'identità della città è talmente... non so, connessa all'arte, cioè sono due cose che non si possono dividere, e che io, se l'arte è quello che ti porta, la bellezza magari è quello che ti porta in Italia, allora io ti voglio aiutare a trovare la tua strada per poi fare della tua esperienza italiana magari non finita, certo. Magari definita e contemplata, ma non finita, cioè quindi è una cosa che continua. Non so se ho risposto bene alla domanda, non era semplice. Il concetto è questo, quello di tramandare, di lasciare, di mettere in ogni persona un piccolo germe che deve maturare, che deve... io rappresento sempre questo, no? Questo piccolo segno qua, ecco, che è nel tondo Doni. Nessuno, non si vede normalmente se non lo faccio notare all'interno del tondo Doni di Michelangelo. Però è come un piccolo germoglio che esce e che deve dare un impulso, una colpire per far sì che qualcosa germogli dentro di te, quindi che non sia una cosa banale, ma che lasci sempre la possibilità agli altri di fare qualcosa di loro e di trovare sempre in se stessi qualcosa che li fa stare bene, e se si sta bene si fanno cose belle. È esattamente quello che sto cercando di fare. Io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata oggi. Spero di magari tornare presto a farti un altro, insomma, paio di domande. E grazie a tutti per averci ascoltato. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Ringrazio Tommaso Brogini per essere stato il mio ospite qui a 15 with Fosca e tutte le persone che ci seguono ogni settimana. Ancora grazie e alla prossima volta. Arrivederci.